Pietro Sgulmero, o Sgulmero, come amava farsi chiamare, è una figura importante e tutto sommato sottovalutata della cultura veronese tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. È anche una figura singolare perché si tratta di un autodidatta. Lui era nato nel 1850 da una famiglia di umili condizioni, per cui non aveva potuto studiare, e la sua formazione è stata essenzialmente quella di un autodidatta. Ma grazie al suo impegno, alla passione per lo studio, nel giro di pochi anni Pietro Sgulmero fu assunto nella Biblioteca Civica di Verona, dove compì gran parte della sua carriera fino a diventare vice bibliotecario. È un personaggio vivace, attivo, polemico, molto attivo sulla stampa locale, in comunicazione e in relazione con grandi intellettuali non solo veronesi del suo periodo. Di lui rimane un ricordo molto bello, scritto da Luigi Simeoni, che era legato a Sgulmero da una forte amicizia, e lo leggo perché è veramente interessante, e dice: si sentiva risuonare la grossa voce di Pietro Sgulmero, sempre alla ricerca di una iscrizione, di un affresco, di una moneta, sempre in allarme per i suoi monumenti che amava di un amore sviscerato e geloso, e custodiva con una consegna risoluta e sospettosa, anima, anche se un po' rude, buona e schiettamente veronese. E queste parole di Luigi Simeoni, scritte pochi anni dopo la sua morte, tracciano un quadro veramente vivace e reale di quello che fu Pietro Sgulmero. La sua attività spaziò in vari campi della conoscenza, dalla pittura e dall'architettura. Tra i suoi numerosi studi, uno molto importante è quello dell'Arco dei Gavi, raffigurato da Michele San Micheli, alla topografia, alla toponomastica, alla numismatica, tant'è vero che dopo la sua morte un necrologio fu pubblicato addirittura sulla rivista Numismatica Italiana. Ma soprattutto due furono i suoi grandi amori: l'epigrafia antica, l'epigrafia classica, e l'epigrafia medievale. Per quanto riguarda l'epigrafia classica, Pietro Sgulmero è particolarmente importante. Fu uno dei principali collaboratori del Corpus Inscriptionum Latinarum. Con lui entrò in contatto Theodor Mommsen, soprattutto nella seconda fase della elaborazione del Corpus Inscriptionum Latinarum, perché Pietro Sgulmero continuava a inviargli le iscrizioni che man mano venivano scoperte a Verona e nel suo territorio. Iscrizioni che lui puntualmente pubblicava con molta cura, con molta precisione, e pubblicava in riviste importanti, come le Notizie degli Scavi di Antichità comunicate alla Regia Accademia dei Lincei. Mommsen fu in contatto epistolare con lui, abbiamo alcune lettere e un biglietto particolarmente interessante, e si formò, per così dire, quasi un circolo di amici all'interno della Verona di quel tempo, che vedeva Pietro Sgulmero, Francesco Cipolla, Carlo Cipolla, quello che diventerà, che comincerà come un giovane epigrafista per diventare poi un grande professore di storia medievale all'Università di Torino. Ma vedeva anche Theodor Mommsen, Ettore Peiss e tutti gli studiosi che gravitavano intorno al grande storico tedesco. Lui divenne accademico nel 1897, vi rimase fino alla morte avvenuta nel 1906. Morte improvvisa che ha fatto sì che gran parte della sua produzione scientifica sia rimasta inedita. Il fondo Sgulmero presso la Biblioteca Civica di Verona ha centinaia di schede di iscrizioni, molte delle quali inedite. E mi piace chiudere con l'iscrizione che gli venne fatta incidere dai suoi amici sul sarcofago che ancora oggi si trova nel Camposanto Municipale di Verona, sarcofago scolpito da Ugo Zannoni, di cui voi potete vedere qui il ritratto. Consacrò la non lunga vita alla severità degli studi storici, cercando indovinar dalle epigrafi le patrie vicende, il costume d'altri tempi.